Ditemelo voi quanto è bella questa JS P4 dal vivo. Secondo me da 1 a 10, 18. È bellissima perché è una vettura che è stata pensata da Ligier per aprire un nuovo filone di macchine da corsa. Va sotto alla P3. È una macchina che è stata pensata per permettere a tutti quei gentleman driver che desiderano avere una macchina da corsa sicura e veloce di appunto acquistare un prodotto bello, ben fatto, ben rifinito, con delle caratteristiche molto interessanti, direi più che da Le Mans, ma con ovviamente dei prezzi d'acquisto che sono assolutamente diciamo abbordabili per quello che è una vettura realizzata completamente in fibra di carbonio, ovviamente con caratteristiche che la identificano come una vera e propria macchina da corsa. 2,86 m di passo, 920 kg di peso, per cui non è leggerissima come vettura, ma appunto in realtà ha un carico aerodinamico che le permette di essere molto ben bilanciata e ovviamente una struttura stessa completamente in fibra di carbonio che le permette di essere bilanciatissima. Una cosa molto bella ovviamente che, come tutte le vetture da corsa, si smonta e si rimonta molto velocemente, ed è molto bello questo cofano perché collabora al 100% nella costruzione aerodinamica di questo prodotto. Guardate che belli, con gli attacchi a sgancio rapido, eccoli qui, che permettono di smontare la vettura velocemente e di fare assistenza magari anche nelle gare di 24 ore molto velocemente nel motore, che permette ovviamente di avere un profilo aerodinamico, guardate che roba qui dietro, a questo prodotto che ovviamente nasce per le gare endurance e permette a tutti i piloti del mondo, sia che siano pro anche gentleman driver, di divertirsi, ma soprattutto di farlo in grande sicurezza con delle prestazioni che sono ovviamente molto elevate. Per quanto riguarda la zona posteriore, l'aria viene estratta da questo estrattore, c'è una grande cura aerodinamica qui dietro con questo foro sostanzialmente nella zona posteriore che svuota la pressione all'interno del passaruota. Alla sua sinistra corre il faro LED, molto bello anche dal punto di vista estetico, ovviamente, che va ad impreziosire quello che è un passaruota molto generoso nella dimensione, ed è generoso proprio perché lo studio aerodinamico che è stato portato avanti da Ligier è stato pensato per permettere a questa macchina di essere molto efficiente in rettilineo, quindi anche molto veloce, ma anche di assicurare quel carico aerodinamico che serve ad una vettura del genere per essere guidata molto bene in piste come ad esempio questa di Imola, o ovviamente anche in circuiti come quelli di Barcellona. Scocca realizzata in Italia ad Ascoli, e come tutto il nero in realtà, tutto il carbonio che avete su questa vettura che si è alzata, è realizzata ad Ascoli dalla HP Composite. Eccola qui, una vettura, anzi è un'azienda che dà lavoro a più di 600 persone, un fiore all'occhiello del Made in Italy per quanto riguarda questo tipo di tecnologia costruttiva, ed è una delle migliori aziende appunto rinomata a livello mondiale proprio per la capacità di costruire il carbonio come fosse una vettura di serie. Questa vettura è realizzata veramente con la cura di una macchina di serie, molto bella la scocca, completamente in fibra di carbonio sia nella parte bassa ovviamente che nella parte alta, all'interno del quale ovviamente corre un roll bar in acciaio, ma appunto tutta la struttura come vedete è realizzata in fibra di carbonio. È bellissima, devo dire, fatta veramente molto bene. La cosa sorprendente sempre delle Ligier è che sono costruite con una cura per il dettaglio, ma soprattutto anche nella realizzazione del carbonio, che è veramente pazzesca. Bellissima la porta, leggerissima, veramente il movimento di questa porta è impressionante, come devo dire è impressionante lo studio aerodinamico che c'è qui nella zona centrale. A parte l'aerodinamica, guardate come è scavata la scocca là dietro, ma mi piace moltissimo anche come questi deflettori corrono all'interno della pancia, proprio per andare a separare quelli che sono i flussi diretti al raffreddamento del motore lì dietro, ma anche gli altri che invece girano attorno alla vettura, permettendole di essere più efficiente. Stessa cosa per quanto riguarda il passaruota anteriore, che come vedete ha una forma a gobba e che ha tutta la sua catena di deflettori qui nella zona centrale, proprio per andare a orientare i flussi che sono diretti nella zona posteriore. Ovviamente fondo piatto, c'è una sospensione qui dietro push rod, poi ve la faccio vedere anche con la macchina smontata, quindi c'è il puntone, eccolo qui, che va a spingere sull'ammortizzatore, sospensione con doppio triangolo ovviamente sovrapposto, che fa lavorare una ruota da 18 pollici che è attaccata qui alla macchina con un bullone monodado e che è frenata da un disco in acciaio uguale davanti e dietro, con pinza Brembo a 6 pistoncini. Ve lo faccio vedere intanto Gabriele Torelli sta salendo a bordo. Ciao Gabriele, com'è? È piccola? Compresso. È compresso. Dopo speriamo anche di montarci a nostra volta. Come vi dicevo, davanti e dietro praticamente l'impianto frenante è lo stesso, sempre pinza 6 pistoncini, disco da 380 mm, in questo caso personalizzato con il logo Ligier, personalizzazione anche per quanto riguarda ovviamente il sistema di
raffreddamento che ha una sua derivazione qui nella zona centrale, va a prendere aria da questa bocchetta e va a raffreddare ovviamente quello che è il lavoro del disco. Anche anteriormente la sospensione è push rod, eccola qui ovviamente con i braccetti che sono realizzati in acciaio. È bellissima la costruzione di questa scocca, è veramente stupenda. Devo fare i complimenti ad HP per come realizzano queste vetture, e devo dire che anche da un punto di vista estetico la presenza di questi led qui davanti, beh ragazzi, tanta roba, è bellissima come è fatta. Si fa notare ovviamente anche il supporto dello splitter inferiore con questi due tiranti, eccoli qui, che ricordano un po' la bocca di un pesce. Devo dire che sono molto belli da un punto di vista estetico, come è bella la vista da qui con le due porte aperte e Gabriele Torsini che aspetta di scendere in pista qui a Imola. Il motore, non ve l'ho detto forse, sì, non ve l'ho detto, è un motore V6 Cyclone della Ford 3007, un motore che viene realizzato in America. Il cambio è un Quaif a 6 marce con ovviamente al posteriore differenziale autobloccante. Gabriele, ma ci capisci qualcosa delle cose che sono scritte qua davanti? No. Ah, non si capisce niente. Non si capisce niente. Tu pensi solo a dare gas e basta, no. Di la verità. Non frega niente di cosa c'è scritto lì. No, in realtà sono importanti le indicazioni che abbiamo qua davanti, perché abbiamo il neutral, abbiamo la temperatura dell'olio, la temperatura dell'acqua, la velocità. Esatto. Occhio qui perché c'è anche tua mamma, quindi non andare troppo veloce. E poi abbiamo il tempo sul giro, l'ultimo tempo appunto di riferimento, il wiper, quindi abbiamo il tergicristallo a quello riguardo che funziona. Guardate che lo fermiamo, drink se hai sete, anzi doppia velocità, tripla, doppia, neutral per la folle, pit per il pit limiter, poi abbiamo il flash per spaventare i tuoi avversari. Quando uno è in mezzo alle scatole, lo superiamo. Come vedete la vettura è dotata dei martinetti per essere alzata abbassata, quindi sta su da sola quando rientra in box. Il telaio ovviamente è strutturato per accogliere piloti anche della struttura più grande rispetto a quella di Gabriele, però di fatto poi è pensata anche per essere ergonomicamente, mettiamola così, molto efficiente, facile ovviamente da guidare, ma soprattutto per gestire quelle che sono i rapporti tra il pilota e le forze che si generano all'interno di questa vettura. Macchina che tu hai già guidato? L'ho provata a febbraio a Barcellona, ho fatto qualche giro, adesso vediamo oggi come va, però non ho grosse aspettative, nel senso che comunque essendo abituato a un trazione anteriore, questa è proprio tutta un'altra roba. Vabbè, per te è l'ultimo dei problemi, mi raccomando trattamela bene che dopo devo guidarla anch'io. Vai. La chiudo quando sono fuori. Aspetta che vediamo se va, vai. Mamma mia, cos'è piccola sta macchina, ragazzi, è piccolissima. È vero che è grande come la P3, però sono grande io, sono alto 1,90 m, per cui faccio fatica con macchine di questo genere ovviamente ad adattarmi all'abitacolo. Comunque molto piccolo, molto compatto, è ovviamente una macchina ok, per avviarla adesso mi spieghi, piede sul freno, sì, piede sul freno. Sì. Start, fai start, vai, fermo, schiacci, neutral, vola, fai up, tieni il piede sul freno, Sì, aspetta, sì. Aspetta. Che bellezza. Allora, abbiamo la frizione automatica, per cui teoricamente basta semplicemente mollare e lei va. Ed eccola qui che lei va. Bellezza, mamma mia, cos'è sta roba. Allora qui bisogna andare a 60 km/h, pit limiter on, eccolo qua, in teoria dovrebbe essere già col limiter. Per me l'ho già guidate più o meno macchine di questo genere qua, però sinceramente è sempre un'esperienza nuova, e devo dire che guidare una roba del genere a Imola, ragazzi, è veramente qualcosa di sconvolgente, anche perché vedo poco fuori, vedo molto poco, già voi vedete poco sicuramente, ancora meno. Mamma mia, vibra tutto qui. Mamma, cos'è. Allora, intanto il cambio è dolcissimo, e questa è una delle belle caratteristiche di questo motore V6. Mamma mia, come cambia direzione velocemente su tutto. 6200, 6300, poi non ne ha più. Woo!
senza ABS, però queste qua sono le macchine che ti fregano. Scoldata la strada, è pazzesca. È bellissimo guidare macchine di questo genere perché si va super forte. Si va super forte e si può arrivare alle curve veramente a velocità warp. Fuori. Go. Qui c'è un refugio di bastardi di Imola. Serie, per cui di fatto ha delle sicuramente caratteristiche interessanti in termini di coppia motrice, perché riesce a portarti fuori dalle curve molto velocemente. Tanta coppia, c'è tanta trazione fuori dalle curve, grazie anche al differenziale qua, il fatto toccante, e c'è anche un cambio pronto a cambiare le marce veramente alla velocità della luce. Andiamo verso la pilotella, scaliamo la marcia, mamma mia, veramente una velocità fotonica in percorrenza con le curve. Questa macchina qua se la prendete in mano, ragazzi, è una lama. Quindi andiamo a salire seconda marcia. Vai. Terza. Quarta. Mamma mia, cosa è bella questa macchina. Ci passerei tutta la vita qua sopra. E sicuramente sarebbe un mezzo molto divertente da avere, ovviamente, per telegiornate in track day, ma anche per fare tutte quelle gare di 24 ore per le quali questa vettura. Cosa pensate? Andiamo giù verso la pirattella, in pieno. Mamma mia, cosa spinge? Spinge fortissimo, non c'è l'ABS. Saliamo sul cordolo, se li mangia. Ultima curva, poi rientriamo ai box. Bellissima macchina, entusiasmante, una macchina che ha sicuramente delle caratteristiche interessanti per quanto riguarda le qualità di erogazione. Sicuramente una macchina interessante per quanto riguarda le caratteristiche telaistiche. Un'avventura indubbiamente interessante per quanto riguarda i pezzi, perché a 149.000 euro veramente si fa fatica a trovare qualcosa di più tecnologico di questo. Non è detto che sia la vettura che gira più forte, ma probabilmente è la vettura che più di ogni altra riesce ad assicurare quelle che sono le caratteristiche di una vettura di Le Mans. È bellissima, veramente una figata, grazie. Bella, mi sono divertito, divertente. Devo dire che scendendo la prima impressione che ho è che è molto armonica, non ti dà l'idea di essere un pezzo davanti e uno dietro? No, Gabriele, cosa dici? Sembra che il tali lavori tutti insieme ed è una bella cosa. È costruito bene. È una bella cosa, sicuramente infatti costruita bene è uno degli elementi sia di estetica ma anche proprio di bilanciamento della macchina. Si sente che quando la guidi sta insieme tutto ed è rotonda nel prendere i cordoli, rotonda nello scendere, rotonda quando dai gas, è rotonda anche quando parte, no? Che parte dalla progressiva. Figata, la vogliamo. Immancabile l'intervista con Abramo Levato, amministratore delegato di HP Composite. Ciao Abramo. Ciao. Allora, innanzitutto, ogni volta che io vengo da te, la tua azienda ha 50 dipendenti in più. E questa è una cosa abbastanza sorprendente. È da un po' che ci conosciamo, quindi voglio... Due anni. Sarebbe carino capire il trend di crescita. Allora, spero che comunque vada... Non perché poi non ti voglio più incontrare, voglio cercare di abbassare e mantenere stabile il numero. Però quello che c'è da dire dell'azienda che tu dirigi è il fatto che, prima di tutto, grande tecnologia per quanto riguarda la costruzione del carbonio, e questo dimostra come in Italia siamo veramente bravi a fare
fare queste cose. E soprattutto direi che in un territorio come quello di Ascoli Piceno, HP Composite dà lavoro a un sacco di famiglie, e soprattutto mi sembra di vedere che anche con questo nuovo team che tu hai creato, sì, ampli il tuo bagaglio di esperienze non solo alla costruzione del carbonio, ma anche proprio alla costruzione di un team, non solo per correre, ma anche proprio come... Assolutamente, come team building, che è una cosa strana perché non si sente come opzione di... Ma spiegami proposta. Esattamente come hai fatto, cosa hai fatto? Ma è fondamentalmente la soluzione è semplice. I ragazzi, ormai siamo quasi 620, 620. Spero la prossima volta non saremo 670. No, sarai 700. 670, ecco. Ma il discorso è far capire a tutte queste persone, ma anche alle famiglie che ci stanno dietro, perché comunque sono persone che si sacrificano, certo, e che lavorano diverse ore, a momenti stanno più tempo al lavoro che non con le famiglie, e quindi far partecipi tutti quanti quella che poi la vettura completa, perché un conto è laminare, realizzare un pezzo piccolo, un conto è vedere una macchina del genere che fa impressione, fa impressione vederla, ma anche respirare quell'emozione che si respira sui circuiti, perché non è una cosa reale se la si spiega. Stare su un circuito e assistere dal vero a una gara con la partenza lanciata di una gara endurance è completamente diverso che assistere in televisione, perché l'ho provato per prima cosa sulla mia pelle, quindi il trasferire le emozioni che uno prova sulla propria pelle anche sugli altri è sicuramente una cosa bella. Senti Abramo, quanto costa questa macchina? Questa macchina costa, chiavi in mano, 149.000 euro, è completamente in carbonio, quindi questa è anche una valore aggiunto di questo progetto, perché è una macchina, un prototipo che ha un contenuto di tecnologia pari, se vogliamo, a quelle che ormai corrono la Le Mans, certo, la Series, piuttosto che la 24 di Le Mans, ma che ha una fascia più bassa di partecipazione, ma anche di persone, certo, che sono appassionate, per cui insomma è rivolta a un pubblico un po' più... Quindi ha meglio dei costi, chiaro, 149.000 euro, comunque rimane una cifra importante, però è poco per una macchina da corsa come questa, ha dei costi comunque chilometro che sono molto contenuti, perché il motore V6 comunque è molto semplice, sì, da mantenere, il cambio è altrettanto affidabile, cioè è una vettura che è stata pensata per far godere tutti gli amatori del mondo, ma è degna di un professionista che è in grado di tirar fuori delle prestazioni allucinanti da un prodotto del genere. Sì, sì, è la fascia di mercato a cui è rivolta, è quella che viene definita in gergo gentleman drivers, certo, quindi sono quelle persone che sono appassionate di questo sport e vogliono in qualche modo godere in pista, ma anche con delle vetture che normalmente prima non c'erano, quindi un prototipo di fascia alta con i contenuti tecnologici di sicurezza in pista, quindi una macchina con abitacolo chiuso, che è lo stesso dell'AP3 che c'è omologato FIA, quindi comunque si porta dietro tutta una questione di salvaguardia del pilota stesso importante. HP Composite fa riferimento, come Ligier, ad un brand, a un gruppo francese? Noi sì, lo stesso proprietario che ha in mano il brand Ligier Auto, che è Jacques Nicolet, è lo stesso proprietario dell'HP Composite. L'azienda si chiama? Ligier Automotive. Però il gruppo? Everspeed. Quindi gruppo Everspeed è grandissimo perché investe in Italia. Una cosa che mi piace tantissimo delle vostre vetture, c'è cioè sia sul P2 e sul P3, ma anche su questa P4, una cosa che ho notato, e qui ci trattate sicuramente anche voi, e l'ho detto prima sia nella parte statica ma anche mentre guidavo la vettura, è che sembra quasi una macchina di serie, cosa che non è da poco, considerando che comunque è un prodotto veramente artigianale di fatto, quindi è una cosa incredibile che una macchina così da corsa abbia delle finiture e soprattutto degli assemblaggi e degli accoppiamenti che sono da macchina di serie. No, ma l'attenzione ai particolari, ma anche la dedica a qualcosa di innovativo anche su questo modello, è stata veramente importante. Stile di tessitura della carrozzeria, uno stile di tessitura del carbonio che non si trova, è stato studiato appositamente per realizzare questa macchina in modo da avere il massimo delle prestazioni ma con dei costi completamente contenuti rispetto al P3 e al P2, che comunque hanno importanti pezzi. Sai che viene voglia di non verniciarla talmente bene? Ma è probabile che non la verniceremo, comunque non la wrapperemo, è bellissimo, perché è bellissimo, è particolare. Senti Abramo, grazie, ci speriamo che la prossima volta ci vediamo. Siete adesso 6.20, dovete essere almeno a 6.70 e comunque secondo me lo sarete, grande investimento nella zona appunto di Ascoli Piceno. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. vi ringrazio per tutto il tempo che ci dedicate, sempre tantissimo, sono davvero orgoglioso che ogni giorno dedichiate qualche istante a noi. Ciao.